Fa freddo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Porca troia, ho freddissimo, signori miei. Amici miei, oggi siamo qui per continuare come ogni maremma puttana. Muovendo questi capelli sembro veramente una pornostar anni 60. Anzi, in realtà anche no. Amici miei, oggi siamo qui per continuare la review di tutte le carte che stanno spoilerando. Vi ricordo come sempre che questa review è aggiornata a ieri sera. Anzi, poi quando lo vedete voi, ora sono le 22:06 di 28 novembre, martedì. Quindi ragazzi miei, è aggiornata veramente praticamente alle ultime carte che sono state spoilerate. Inoltre, ragazzi, ne approfitto per dirvi che è stata confermata la data di rilascio dell'espansione, che sarà per noi venerdì prossimo, non dopodomani, perché voi lo vedete mercoledì, quindi non giovedì, non venerdì, ma bensì venerdì della settimana dopo, che se non erro è l'8 dicembre, non vorrei sbagliarmi. Quindi, signori miei, mi raccomando, affrettatevi a fare il pre-order, perché è stata spoilerata ed è la cosa bellina, e quindi quasi mi sento di consigliarvi di farlo. In realtà c'è ancora tanta roba da vedere, ma in questo video sicuramente so che molti saranno per appunto portati a dire: cazzo, devo fare il pre-order perché c'è tanta roba figa. Io, ragazzi, voglio andare direttamente alle carte. Vi ricordo come sempre che per vedere le carte in anteprima, cioè appena vengono spoilerate, di aggiungere il canale Telegram, che lì ve le invio subito, cioè ve le sviscero, ve le mando velocissimo appena arrivano, così le avete subito appena vengono spoilerate. E seconda cosa, signori miei, io adesso chiamo. Pronto? Salve, io volevo per cortesia una pizza, una quattro stagioni, una carciofi, funghi e merda, e anche un like tattico. Maremma puttana, signori miei, lasciatemi un like tattico per favore, che mi dà veramente tanto supporto. Signori miei, se non volete lasciare like tattico e quindi non devo chiamare la pizzeria, se vi volete iscrivere al canale, condividere il video, commentarlo, sappiate che è veramente tutto apprezzato e vi amerei tutti quanti, ma state diventando tanti, quindi non posso fare l'amore con tutti voi, con qualcuno magari se ci sarà l'occasione. Sto scherzando, maremma puttana. Andiamo quindi, ragazzi, a vedere cosa è stato spoilerato in questi giorni. Ci sono delle carte molto particolari e, signori miei, partiamo con le classiche musichette anni 70, 80, 90 in sottofondo. Prima carta del video, ragazzi miei, abbiamo Cataclisma, una spell epica per il Warlock, 4 mana, scartiamo la nostra mano e distruggiamo tutti i minion in board. Signori miei, io questa carta la adoro, perché veramente, in molti mi hanno chiesto cosa ne penso e, signori miei, la mia risposta è stata questa: porco Chris, no, in realtà non ho bestemmiato, però le ho detto che mi piace davvero tanto. Infatti 4 stelle su 5 penso che sia la valutazione giusta. Uno dice: Poli, hai detto che ti piace, dai solo 4 stelle. Sì, amico mio, perché va detto che comunque sia, è un'ottima carta, ma non è una carta spettacolare. È un'ottima carta, ragazzi, in un archetipo come quello del Discard Look, che secondo me potrebbe effettivamente prendere forma grazie anche a questa carta. Questa carta, vediamola un po' nello specifico, vediamo cosa c'è dietro questa carta. Innanzitutto, ragazzi, se io ce l'ho per esempio a turno 5 e ho in mano, non lo so, una Doomguard, un la Carifel Hound, magari ho, che cazzo ne so, il Golem e un che cazzo ne so, ho la quest giocata, signori, magari l'avversario mi sta pushando tanti danni, un aggro token druid, un tempo rogue o qualsiasi altro aggro che nascerà con la nuova espansione, mi gioco Cataclisma, spacco tutta la board e attivo la quest. Io il turno dopo posso tranquillamente sparare la quest in board e iniziare a mettere board presence, mentre l'avversario rimane col cazzo in mano, perché non ha più nulla da mettere fondamentalmente. Specialmente se noi abbiamo, quando abbiamo usato Cataclisma, scartato Golem d'argenteria, che per appunto diventa un 3-3 in board. Una carta che davvero mi piace, va veramente tanto. Un gran peccato, ragazzi, che l'arma del Warlock non va a sinergizzare col discard, e l'andiamo a vedere dopo durante la recensione, perché sennò sarebbe stato veramente un archetipo non dico da tier 1, ma quasi, signori, veramente, una cosa veramente spettacolare che secondo me adesso diventa una cosa veramente seria. Speriamo, ragazzi, che tra le carte rare slash comuni che mancano da spoilerare per il nostro amico Gul'dan ci sia qualcos'altro a tema discard o comunque qualche neutrale che va a sinergizzare in modo, per appunto, in modo continuo, in modo serio con questa meccanica. E noi, ragazzi, passiamo alla prossima, che in realtà mi dispiace perché questa carta mi piace davvero tanto, però devo farvele vedere tutte. Prossima carta spoilerata, ragazzi, saltando l'epica del paladino, che tutti l'hanno vista, fan cagare al cazzo, signori, non mi piace, quindi non ve la faccio manco vedere per dargli poche stelle. Andiamo, ragazzi, alla leggendaria del paladino, ovvero Linessa Sun Sorrow, che non so come si pronunci. 7 mana, 1-1, e già questo io dovrei già bestemmiare in almeno 8 lingue diverse. Il discorso è che, ragazzi, ha il Battlecry, che quando la gioco, lei si prende tutte le spell, viene targettata da tutte le spell che io ho utilizzato sui miei minion durante la partita. Per farvi un esempio, ragazzi, se io durante la partita do dei miei minion +4/+4 con il Blessing of the Kings o il +2/+6 con il buff dello Steed, quando giocherò questa leggendaria fondamentalmente diventerà un 1-1 che prende +4/+4 e poi +2/+6 che evoca un 2-6 per l'effetto dello Steed. La carta, in realtà, ragazzi, vista così sembra fortissima, cazzo, se ci pensate è una carta che si attira tutti i buff defunti. Immaginatevi in un quest paladin, ragazzi, per appunto, dove vado a buffare tantissime volte i miei minion, magari con gli adaption vari, sarebbe veramente spettacolare. Il discorso è che, ragazzi, siamo
in ladder e non siamo in arena, purtroppo. Questa carta è veramente molto debole. In realtà, ragazzi, io penso che 2 stelle sia la valutazione giusta. So che molti saranno contro, perché, ripeto, molti mi hanno scritto in privato chiedendomi di queste carte che vi sto parlando oggi. La realtà dei fatti, ragazzi, è che comunque questa carta è debolissima a un removal, è debolissima a un mind control, a una shadow or death, a un execute, a un sap, a un vanish, a un silence, a una... Insomma, ragazzi, è veramente debole a tante cose che in ladder chiaramente girano, per via del prete, del warrior, di tutti i vari control che ci sono, anche twist in nether del warlock, per dire. Problema, ragazzi, di questa carta è che non c'è attualmente un buff che dà direttamente intargettabile a un minion. Se al paladin durante le prossime carte spoilerate daranno die on to minion +1/+1, che cazzo ne so, e che non può essere targettato dalle altre spell, sarà sicuramente interessante vederlo, perché se ci pensate quel buff lì lo darò dopo tutto, giocherò lei e che quindi è intargettabile, muore solamente per mano di AOE specifici chip, come per esempio twist in nether, vanish, tutte le varie puttanate che ci saranno. Penso, ragazzi, che la carta però non verrà giocata a livello serio, chiaramente come quella di cataclisma di poco fa. Sarà sicuramente un'ottimissima, ragazzi, carta for fun. Mi dispiace andare contro magari il pensiero di quello che mi hanno detto in altri mi hanno scritto: Poli, questa carta ci devi dare 8 stelle. Ma no, amico mio, dai, insomma, non scherziamo, 8 stelle per questa carta, insomma, ma reba puttana, un po' esagerato. Anche 5 è esagerato, amico mio, 2 è corretto, perché non c'è niente, secondo me, di troppo specifico della quale per appunto parlare, perché la carta è un po' debole per questi aspetti. Se fosse intargettabile sarebbe qualcosa di maestosamente forte. Prossime carte, ragazzi miei, avete capito bene, sono ben 3 carte che sono state spoilerate insieme, sono quelle dello sciamano, ragazzi, che vanno tutte a sinergizzare con i totem. Spero, ve le farò vedere, ragazzi, un po' alla volta, adesso in realtà in fase di montaggio vedrò come farmele vedere. Partiamo dalla prima, ragazzi. Innanzitutto queste carte sinergizzano col fatto che abbiamo tanti totem in board, totem base, quindi, però, dello sciamano, quindi quelli tra virgolette basic, quelli che spawniamo dall'hero power. Il primo, ragazzi, è un 2 mana 1-1, scegli un Battlecry, scegli un totem da evocare, quindi quando lo andiamo a giocare fondamentalmente noi sceglieremo se quel spell damage, cure, taunt, eccetera eccetera. Un'ottima carta, ragazzi, da arena, una carta che così per sé non vale assolutamente un cazzo. Chiaramente non andrò mai a giocare questa carta senza uno specifico vantaggio dietro. Sì, uno mi dice: ma scegli spell damage, per esempio, amico mio, gioco Talnos e le zelote se voglio spell damage, che è sicuramente molto meglio. Quindi, ragazzi miei, questa così per sé non vale assolutamente un cazzo. Infatti il voto che darò a queste carte, ragazzi, sarà complessivo di tutte e 3. Quella subito dopo, ragazzi, è stata la Primal Talismans, scusate il pronuncia, 3 mana, ragazzi miei, dai ai tuoi minion ed è attratto, evoca un totem casuale base, quindi quando i nostri minion muoiono evocheranno, che cazzo ne so, il taunt, lo spell damage, eccetera eccetera eccetera. Fondamentalmente anche questa carta, ragazzi, va a sinergizzare con l'arrivo di questi totem. Che cosa cazzo dovrò mai farci con questi totem? Adesso ve lo dico con l'ultima carta, ma ragazzi, così per sé ovviamente non vale un cazzo, non è una carta che andrò mai a giocare, perché dovrei farlo quando posso prendere Spirit Echo, che quando li gioco me li riprendo in mano e guadagno value del Battle Cry o delle statistiche loro. Ma con l'ultima carta, ragazzi, ovvero il Wind Shear Stormcaller, un nome che non avevo mai letto, 5 mana 5-5, signori miei, Battlecry, se controllo tutti e 4 i totem base, evoco Alakir, ovvero la leggendaria dello sciamano dello sciamano base, quello con 1000 effetti. Ok, ragazzi, qui allora uno dice: ecco spiegato l'arcano mistero dietro tutti questi totem. Va detto, ragazzi, che però il gioco non vale la candela, e non la candela dei coboldi, ma la candela in sé per sé. Io, ragazzi, devo montare un deck nella quale devo stare lì a costruire i miei totem, difenderli, cercare di averne sempre per avere Alakir. Sì, Alakir è forte, chiaramente. Alakir è una bestia molto interessante, un bel minion leggendario, ma non è un minion che ci fa vincere la partita. Non è Deathwing, non è Razza, signore, che quando la gioco vinco praticamente. È, ragazzi, un minion che sì, mi permette di avere un po' di board clear, un po' di board control, ma è un 3-5 con 1000 abilità, che in realtà non ce ne facciamo un cazzo. Penso che, ragazzi, quindi la valutazione complessiva del tutto, ahimè, è una stella, perché niente mai verrà mai giocato a tema serio con queste carte attualmente. Chiaro, ragazzi, che se adesso mi mettono fuori una leggendaria, che cazzo ne so, neutrale no, perché la mia non è impossibile, però un'epica, una rara che va a sinergizzare con sti cazzo di totem, allora, signori miei, questo è un altro discorso, perché magari lì ci sarà la possibilità di parlarne in modo serio. Così, ragazzi, è un archetipo inserito giusto per dar value a sti cazzo di totem, che non me lo spiego, ma rema puttana, stava tanto bene l'Evolve Shaman, perché andarci a dare questo archetipo di merda come il Freeze al tempo. Ma, ragazzi miei, penso che per appunto una stella sia onesto, perché non ce ne facciamo un cazzo, vi ripeto, il gioco non vale la candela.
altre tre carte, ragazzi, tutte insieme. Questa volta tocca al nostro caro amico Gul'dano. Per appunto, ragazzi, le carte sono tutte a tema Gul'dan. Sono due comuni e una rara. Allora, la prima, ragazzi, la carta spoilerata è stata la spellstone del Gul'dan, che io in realtà mi domandavo come cazzo potessero farla. La spellstone del Gul'dan, che è quella che vi ricordo che se abbiamo in mano e facciamo l'effetto che ci viene richiesto, va a aumentare fino allo stage, fino a tre stage. È, ragazzi, un 4 mana lifesteal, quindi una spell con lifesteal, fai 3 danni a un minion. Se le andiamo a upgradare fa 5 danni, se le upgradiamo di nuovo ne fa 7. Quindi 4 mana, 7 danni, guadagna 7 punti vita e tanta roba. Per upgradarla, ragazzi, semplicemente dobbiamo prendere danno dalle nostre carte. C'è stato detto, ragazzi, e confermato che Life Tap chiaramente non è una nostra carta, ma è il nostro hero power, quindi non posso averla in mano, far Life Tap e sperare per appunto che questa mi si vada a buffare. Per, ragazzi, supportare questa carta senza andare oltre, visto che per appunto da sola così per sé non vale assolutamente un cazzo, arriva la Blizzard dandoci altri due minion molto interessanti. Il primo è il Vulgar Homunculus, 2 mana, 2-4, taunt, Battlecry, fai 2 danni al tuo eroe. Fondamentalmente questa, ragazzi, è una carta puramente inserita per andare a buffare l'altra tipa, quella che abbiamo visto poco fa, la Spellstone di poco fa. Chiaramente un 2-4, un demone, mi fa schifo, la figura è una cosa di imbarazzantemente orrendo, penso la più brutta di tutto Hearthstone. Però, ragazzi, comunque sia un minion abbastanza interessante, statistiche perfette, con un'abilità molto buona. In arena, secondo me, è qualcosa che piccheremo sempre, veramente fortissimo. Ma, ragazzi miei, la vera carta con la quale invece vogliamo far sinergizzare la Spellstone è la prossima, ovvero il Kobold Librarian. Umana 2-1, quindi statistiche da aggro, attenzione. Pesca una carta, fai 2 danni al tuo eroe. Allora, ragazzi, secondo me l'idea dietro queste tre carte sarebbe di farle funzionare insieme. In realtà, ragazzi, se ci pensate bene, tranne la Spellstone, questi due demoni che abbiamo appena visto sono qualcosa di fenomenale in uno Zolok. Non lo Zolok magari che gioca Kel'Zeth, dato che il 2-4 ha 2 mana, quindi non andrebbe a sinergizzare con Kel'Zeth, ma bensì, ragazzi, in uno Zol duro e puro, magari senza Kel'Zeth, magari quello dedicato un po' old style, veramente molto figo. Abbiamo la possibilità, ragazzi, di mettere statistiche importanti, abbiamo la possibilità di mettere minion con taunt che vanno a difendere i minion più deboli, ovvero il Vulgar Homunculus e il Koboldo, che pesca una carta e mette un 2-1. È fortissima questa cosa, ragazzi, è un loot order potenziato. E, ragazzi miei, andare a veramente aggrare in modo molto arrogante il nostro avversario. Io la valutazione complessiva la darei molto alta, ragazzi, se non fosse per appunto per la Spellstone, che a me non piace molto. Penso, ragazzi, che la giusta, diciamo, bilanciamento di valutazione sia per appunto 3 stelline. 3 stelline perché, ragazzi, i due minion sono molto forti. La Spellstone va bene chiaramente in un archetipo più contro, più midrange, insomma qualcosa magari di particolare che nascerà insieme al caro Gul'dan con la nuova espansione, perché per appunto magari potrebbe essere un'idea inserirla in uno zoo solamente per fare dei trade efficienti su dei minion grossi dell'avversario. Magari col fatto che mi piglio tanti danni, tante sberle, andare a giocare questa che per appunto viene upgradata per via dell'imp che mi fa danno, per via del Vulgar Homunculus, per via del Koboldo e tutti i cazzo di danni che magari mi fanno i miei minion o che cazzo ne so, sarebbe interessante giocarla per appunto per far 7 danni a un minion grosso e poi curarsi di 7, che è sicuramente molto interessante. Mi piace davvero tanto, ragazzi, l'archetipo che sta prendendo forma con questo caro Gul'dan. Gran peccato, ragazzi, che non so se è la prossima o comunque quella dopo, l'arma di Gul'dan non sia di questo tipo, ma sia per appunto totalmente diverso. Sappiate che comunque sicuramente cercherò di far funzionare sia queste carte sia Cataclisma a tema discard, quindi se vi interessa, signori miei, non preoccupatevi che col poli avrete la qualità di non avere la qualità. Infatti, ragazzi, prima di vedere l'arma di Gul'dan, che per appunto è l'ultima, mi ero sbagliato dicendovelo poco fa, andiamo a vedere la nuova leggendaria invece di classe del carissimo Warrior, ragazzi. Dobbiamo ancora vedere l'arma, quindi attenzione, sarà molto interessante, ma focalizziamoci su questa Joe Sculpture Yip, signori. 8 mana, 4-8, alla fine del tuo turno evoca un minion casuale col costo di mana pari alla tua armatura, fino a un massimo di 10. Cosa vuol dire questa cosa? Che se io ho 12 d'armor, mi verrà spawnato un minion che costa 10, chiaramente, perché che cazzo mi fa spawnare, se no un gigante, no, non funziona così. Ragazzi, questa è bella, questa mi piace. Allora, diciamo che mi piace e non mi piace. Il fattore RNG chiaramente qui potrà essere una cosa di imbarazzantemente imbarazzante. È una carta però, ragazzi, che è nata per Control Warrior, una classe che ormai non vediamo in modo serio da quando, da probabilmente da prima di Angoro in modo serio un Control Warrior. Questa, ragazzi, secondo me la andrà a abilitare veramente bene, è una carta ottima in late game e penso quindi che 3 o 4 stelline sia giusto. Come scegliere il 3 o 4 stelline?
fine, signori, perché giustamente non è che posso dare una valutazione così 3,5 stelle Samontana. Secondo me, ragazzi, bisogna pensare un attimo a come farla funzionare per dare la valutazione. Questo è come faccio io quando valuto le carte. Secondo me, ragazzi, se ci pensate, giocarla significa avere come minimo un minion, perché io da buon control warrior ho sempre la board control, ho sempre la possibilità di tradare tutto. Gioco shield block, shield armor, come cazzo, faccio 1,5 miliardi di armor ogni partita. Ci sono partite dove abbiamo 30 d'armor. Giocare lui, ragazzi, sicuramente mi fa spawnare qualcosa di grosso, e questo è il motivo per la quale mi muovo verso le 4 stelline, e le confermo, signori miei. Se ci pensate, ragazzi, non c'è scritto all'inizio del turno, non c'è scritto alla fine del prossimo turno, ma alla fine del turno stesso. Giocare questa carta, ragazzi, per esempio in un momento di top deck, in un momento nella quale siamo lì lenti, tatatero tatatà, la vado a giocare, mi esce un bel minion cazzuto e riguadagno magari potenzialmente la board control già dal turno dopo. Questo secondo me è il motivo per la quale la carta è molto bella, motivo per la quale molti sono in hype e mi hanno per appunto chiesto che cazzo ne pensassi. Amico mio, eccoti qua la bella risposta, così sei tranquillissimo, contentissimo. Mi piace davvero tanto, sicuramente ci sarà modo di testarla insieme a Faccia Marcia, magari in un control warrior veramente lento ma veramente pesanti in late game. E andiamo a vedere, ragazzi, l'ultima carta spoilerata finora. L'ultima, ma in realtà non è l'ultima perché c'è un'altra dopo, me l'ero completamente dimenticato, ragazzi miei, è l'arma di Gul'dan. School of Manari, signori, 5 mana 03. All'inizio del tuo turno evoca un demone dalla tua mano. Porca di quella troia, perché mi fai queste cose, Blizzard? Ma davvero perché? C'è la gente che è in hype, dice, cazzo, in wild, magari wild è bella, io non lo so, sono ignorante, non parlo. Ma ragazzi miei, in standard, quando? Cioè, quando giocherò questa carta? Purtroppo, ragazzi, mi tocca dire 2 stelle. Non voglio dire una perché amo un po' il Warlock, quindi ragazzi, voi che siete dall'altra parte dello schermo pensate 1 stella, ma in realtà io ne do 2 solo perché lo amo particolarmente. Ragazzi, purtroppo questa carta non vedrà giocate, dobbiamo essere onesti. Quando la gioco? Allora, se io la gioco in un Cruel Lock e mi evoca Cruel, va puttana il deck. Cioè, Cruel lo gioco perché ho la value di giocare tutto insieme, quindi non posso rischiare di giocare questa carta solo per evocare un demone che magari non è Cruel, perché se mi evoca Cruel ho chiaramente perso la partita per il control. Sì, uno dice, cazzo, ti evochi la Doomguard della guardia e tutti quelli che hanno il debuff, amico mio, ma davvero ne vale la pena? E poi soprattutto, davvero ci pensi di riuscire? È un'arma, ragazzi, 5 mana per non fare niente un turno. Io magari a turno 5, immaginatevi la situazione, mirror match contro prete, tutti e due abbiamo le USA, abbiamo Harrison Johnson, tutto quello che volete, lo gioco a turno 5 e non faccio un cazzo. Il prete, quando mi va a giocare la sua arma, può guadagnare value nell'immediato spawnandomi un drago. Lo sciamano, per quanto faccia cagare, può ottenere value da una spell casuale. Il druido, chiaramente, appena la gioca vuole distruggerla, quindi già inizia a guadagnare value. Questa, ragazzi, per un turno rimane completamente ferma e morta. Se l'avversario mi fa use, io ho fottutamente perso un turno della partita e probabilmente anche perso la partita. E tutto questo per cosa? Perché se il turno dopo mi evoca una Doomguard perché non scarto le carte, sono contento. Ma davvero, ma non ne vale assolutamente la pena, ragazzi. A meno che non mi escano dei demoni cazzutissimi, epici, molto più forti del Void Lord che abbiamo visto nello scorso episodio, la carta, ragazzi, secondo me non vedrà assolutamente mai giocate. Questo è un grosso peccato, perché secondo me con un'arma buona, magari a tema Zoo o a tema Discard, sarebbe venuto qualcosa veramente di devastante. Il Gul'dan magari tornava veramente cazzuto, top tier 1 magari, come lo è stato un tempo, ma grazie a questa carta penso al momento che non ci sarà nessun modo di vederlo cazzuto. Sicuramente, ragazzi, lo Zoo e comunque gli aggro, comunque i mid range, quelli classici che stiamo vedendo anche adesso, prenderanno sicuramente forma, ma questa carta al loro interno non ci sarà. Ultimissima carta, ragazzi, del video, che è stata spoilerata, ragazzi, abbiamo l'Unstable Evolution, la carta che ha mandato hype a ogni persona esistente con i genitali maschili. Ragazzi miei, abbiamo un'epica dello sciamano, un evolve molto molto figo. Un evolve, ragazzi, molto figo, che vi dico già, si becca 5 stelle, perché mi piace una madonna. Mi piace, magari non ne merita 5, magari ne merita 4, ma a me piace, quindi voglio dargli quella piccola bonus. Praticamente, ragazzi, come funziona? Ve la spiego perché molti non l'hanno capito. Fondamentalmente, ragazzi, noi targettiamo un minion, lo facciamo evolvere facendolo costare 1 in più. Poi, ragazzi, durante lo stesso turno io posso ricastare questa spell quante volte voglio sui target che voglio miei, chiaramente. Quindi cosa significa? Che se ho 10 mana, ragazzi, sono a top deck e in campo ho 2 minion che costano 1, posso, ragazzi, stare lì, evolverli quante volte voglio per tutti i 10 mana. Quindi posso stare lì, evolverlo a 2, a 2, a 3, a 3, a 4, a 4 e magari a 5, a 6, e quindi guadagnare la value da quello. Questa, ragazzi, mi piace tantissimo perché mi ricorda, per i giocatori di Magic, il pod ai tempi di, se non sbaglio, cos'era, Zendika, non mi ricordo, l'espansione Scars of Mirrodin, non mi ricordo.
c'era ragazzi una carta a livello magico che ci permetteva di, diciamo, guadagnare Valion da tutte le evoluzioni del minion fino a quello definitivo, cioè quello più grosso. E ragazzi, questa allora chiude veramente in modo spettacolare, perché ricorda tantissimo quella meccanica. Inoltre ragazzi, se ci pensate, questa carta è versatile, la carta più versatile del gioco, mi viene da dire. Perché se ci pensate, ho per esempio 5 mana da spendere, anche a turno 4 o 5 evoco un minion a 3, il turno prima lo posso portare a 8, turno 3 un minion, turno scusate 5 un minion a 8, che potrebbe essere rag, potrebbe essere tiro o qualsiasi cosa in arena, è qualcosa di sbagliato e sarà veramente bellissimo o bruttissimo vederlo, dipende da che parte stiamo. Ragazzi miei, inoltre in ladder, ce ve la immaginate, vado a fare per esempio un deck mid range che non gioca evolve, ma semplicemente mi gioca queste carte, perché ragazzi io gioco tranquillamente il mio sciamano mid range control eccetera eccetera, poi di punto in bianco appena siamo lì che posso mettere board, inizio a crearmi quel cazzo che voglio. Mi serve un taunt, eccolo qua, evolviamo finché non esce un taunt che mi piace. Mi servono cure, eccolo qua, vediamo, troviamo quello con lifesteal. Mi serve un minion con charge, eccolo qua, troviamo quello con charge. Fenomenale ragazzi miei, secondo me è la carta, ripeto, più versatile del gioco, mi piace davvero tanto, specialmente perché comunque se ci pensate è bilanciata, cioè bilanciata, è difficile dire bilanciata, è bilanciata perché tra virgolette c'è tanto RNG involved, quindi devo avere per forza culo di trovare quello che per appunto sono alla ricerca. Mi piace davvero tanto ragazzi, peccato in realtà che sia uscita solo ora, perché come sapete evolve andrà via ad aprile con il giro delle espansioni, visto che è di Whisper of the Old Gods evolve se non sbaglio, e quindi fondamentalmente ragazzi sarà un peccato perché possiamo divertirci solo per questo piccolo lasco di tempo. Sarà veramente il top ragazzi comunque fare un deck evolve duro e puro con solo minion da evoluzione e poi divertirsi a creare le meglio cose. Amici miei, io spero davvero che il video vi sia piaciuto, vi invito davvero tanto signori a farmi sapere con un commento cosa ne pensate delle carte, chiaramente se siete d'accordo con le valutazioni, se sareste state più buoni, più cattivi, meno cattivi o qualsiasi altra cosa che magari ho omesso di dire. Mi dispiace ragazzi se sono andato un po' contro le vostre cose, ma sapete io cerco di essere più imparziale possibile, tranne con alcune cose che in questo video ho chiaramente fatto presenti in modo da non andare contro nessuno. Amici miei, vi ringrazio tutti quelli che hanno guardato il video fino a qua, ringrazio tutti quelli che hanno lasciato like tattico, si sono iscritti al canale o hanno condiviso il video con il cane, con la zia o con la madonna. E questo non vuol dire che la madonna sia una persona brutta, assolutamente, magari la conoscete e volete condividerle il video, fatelo, anzi condividerle il video, fatelo amici miei, così lei è vostra amica e magari vi manda i denti d'oro, che cazzo ne so. Grazie a tutti ragazzi miei, tantissima roba, ma soprattutto